Scarpinato del Gruppo Orlando questa sera. Vorrei ringraziare tutti quelli che ci hanno permesso di fare questo evento, a partire dai nostri ospiti, Caterina Soffici, che ha girato moderatrice per questa sera, anche i nostri sponsor Intesa San Paolo, Credit Suisse, e poi tutta la squadra che ha lavorato in queste settimane per questo evento. Io lascerò la parola a due minuti a Manfredi Nulli, che ha aiutato con l'organizzazione di questo evento, per l'introduzione, e poi a Caterina Soffici, che introdurrà i vari ospiti. Grazie. Io contingerò abbastanza questo brevissimo saluto, visto che comunque stiamo iniziando con qualche minuto di ritardo. Anch'io comunque ci tengo a ringraziare intanto i ragazzi dei Internet Society della London School per aver organizzato questo incontro, che secondo me sarà molto interessante, che è stato certamente ben recepito qui un po' da tutti. Non voglio essere io a presentare, visto che Caterina, gli ospiti, però credo che siano due relatori che conosciamo tutti abbastanza bene. Uno Scarpinato, un magistrato fortemente impegnato nella lotta alla mafia, l'altro un politico comunemente e ampiamente riconosciuto come un politico impegnato nella lotta alla mafia. Questo, se volete, già una particolarità dell'Italia, un politico impegnato nella lotta alla mafia, quindi se poi ci puoi, non sono proprio impegnati su quel fronte. Credo che questo crea, ed è una delle ragioni della quella che viene definito poi il caso italiano, i problemi del nostro paese, ci troviamo in una situazione difficile, che se ci fosse una politica diversa probabilmente i magistrati come Scarpinato potrebbero fare il loro lavoro con più serenità, senza sentirsi, no, quando vai alla guerra ti dirigi contro l'obiettivo, però hai anche dietro il nemico, tutto ciò ovviamente non crea le condizioni ideali per poi vincere la battaglia. Sicuramente anche il fatto di Cosentino, per citare un esempio molto recente, pone delle serie questioni circa la capacità della classe politica italiana di dare delle risposte a quelli che sono i problemi del nostro paese e il clima culturale in cui l'Italia vive, il clima culturale dove purtroppo c'è una certa assuefazione rispetto a grandi questioni che poi sono alla base dei problemi del nostro paese. Credo che questo sia più che abbastanza, forse, ecco, mi consentite, qui veramente termino, citerei Calandrei, che nel 50 sosteneva la mafia non scomparirà fino a che vi saranno sindaci, deputati e magari ministri che debbano la loro lezione alla mafia. Grazie a tutti e passo la parola a Caterina. Io vi presento due ospiti in maniera succinta, mi sentite? Roberto Scarpinato è magistrato e procuratore generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, è stato procuratore aggiunto presso la Procura di Antimafia di Palermo, dove si occupava dei rapporti tra mafia e economia, quindi capite che sa bene di cosa stiamo parlando. Ha lavorato con Falcone, con Borsellino e si è occupato di tutti i importanti processi di mafia e è stato uno dei PM del processo Andreotti. Visto che poi c'è un manchetto, ci sono delle copie del suo libro, del suo ultimo libro, che ho scritto in giro, lo consiglio, non è qui per promuovere il libro, ma insomma ve lo consiglio caldamente, perché in questo libro si spiega praticamente perché l'Italia è ridotta in questo stato, e che poi è anche un po' il titolo di questa conferenza. Italiano. Sono, le due cose sono assolutamente collegate e questo poi lo spiegherà anche Luca Orlando, che è l'altro nostro ospite di stasera, anche parole. Ci viene, mi ha dato un progetto adesso dove tengo, dice guarda cosa ho fatto, e la cosa che ci teneva è di dire che è regista anche con l'impresa. Questa è una cosa che sicuramente la pagina 2 dove si è detto che
faccio l'attore e mi occupo di football americano. Questa era la cosa che ci teneva a farmi sapere, credo che lei risposta più. Ah, poi c'è anche l'ordine, questo. Allora, questo comunque che sapete già, ex sindaco di Palermo, tra il fondatore della rete, poi è avvocato, professore parlamentare. Comunque la cosa fondamentale è che sempre stata in prima linea sul tema della mafia, adesso diciamo un quinto ufficiale che sentiamo così come portavoce dell'Italia dei Valori. Quindi vorrei dire molto altro, solo una piccola annotazione, essendo a Londra, sembra che loro si parla. Proprio l'altro ieri si è dimesso a Londra un ministro, Chris Jung, che è il ministro per l'energia, il quale si è dimesso perché ha fregato dei punti della una multa, no? Una cosa che in Italia farebbe ridere, no? Perché non è poi sui punti della multa, ma perché lui si è dimesso? Tra l'altro non ha avuto punti, perché nessuno che ha avuto una scritto, non è stato condannato. Lui ha detto: io mi dimetto per non danneggiare il mio partito, non danneggiare il governo, voglio essere giudicato, già cosa lunare di tutta l'Italia, voglio essere giudicato, primo. Secondo, voglio dimostrare che sono innocente, probabilmente non è innocente, però lui si difende così. Quindi prima si dimette, poi si vuole fare giudicare. E qual è la grossa colpa che viene imputata a lui? Il fatto che ha mentito ai suoi elettori e che ha ostruito il corso della giustizia. Dato che questo reato è prevista una pena finale di gastro, lui è probabile che per una cosa del genere lui e la moglie, lui ha dato i punti della sua patente, cioè ha detto che è a guida della moglie, dell'altro, che è stata fotografata sull'automelo, c'era lui, c'era la moglie, proprio perché secondo lui ormai non era avrebbe prodotto la patente, ha dato il punto alla moglie. Ecco, su questa cosa mi viene ovviamente da fare un ragione di tutta l'Italia, e questo è il nostro dolore della questione, perché l'illegalità, la criminalità, la corruzione c'è in tutti i paesi del mondo, non è che stiamo cadendo dal pelo, diciamo, come mai qui sono tutti buoni e là no. No, l'illegalità c'è ovunque, ma l'Italia è diventata il sistema, è il sistema di potere, e la criminalità è arrivata a un livello di escalation tale per cui sarà molto difficile dare corso a una nuova era, se sarà possibile. Io chiedo ai due relatori di parlare, parleranno ognuno un quarto d'ora così, e poi li interrompiamo, se vanno oltre iniziate a alzare la mano e così avete più spazio per fare le domande. Eccoci. Allora io darei prima la parola a Finato. Se si esamina la storia dell'Italia e la si pone in confronto con la storia di altri paesi europei, anche per riscontrare che esiste una guerra anonima. Quindi il tempo, in altri paesi europei, le vicende della criminalità, tranne poche eccezioni, sono irrilevanti per il destino complessivo della nazione. Penso agli assetti democratici, temi su questi incontri. Per questo motivo in quei paesi gli storici non sono in genere la questione criminale, che è una materia di cui si interessano soltanto gli specialisti, gli magistrati, no? Gli avvocati, insomma. In Italia invece la storia politica e sociale della nazione è intrecciata in modo così inestricabile con la storia della criminalità, che a mio parere non è possibile comprendere la storia nazionale se la sconosce. Questo a mio parere avviene, ed è avvenuto, è che in Italia cospicui settori. Non so se avete sentito che non l'avete detto. Allora questo a mio parere avviene perché in Italia
da secoli cospicui settori della classe dirigente hanno utilizzato il crimine come strumento ordinario di lotta politica e politica. Tutta la storia italiana è segnata da secoli dalla criminalità delle classi dirigenti che si è manifestata essenzialmente nel primo. In primo modo è l'utilizzazione della strage e dell'omicidio politico come strumento ordinario della politica. Il secondo modo è l'utilizzazione della mafia come strumento per imporre il proprio dominio in questi settori della politica. La terza forma della prima potere è stata ed è la corruzione sistemica, e cioè la predazione sistematica delle risorse. Poiché le classi dirigenti occupano il vertice della piramide sociale, da quella punto di l'evoluzione dell'intero sistema sociale, la questione della criminalità dei poteri, cioè di vasti settori della classe dirigente, in Italia non soltanto è rinunciata alla storia nazionale, ma è scindibile dalla questione stessa dello Stato e della democrazia, perché a seconda del modo in cui si evolve la criminalità del potere, posso aiutare gli equilibri politici nazionali, può mutare la qualità della democrazia. Per questi motivi, un paese, un francese, un tedesco, può tranquillamente ignorare le vicende criminali del suo paese, ma un italiano che ignora la storia del percorso della criminalità del potere, secondo me, è privo di una chiave di lettura essenziale per capire la realtà del genere. Non è in grado di capire perché in certi momenti essenziali la storia, la grande storia, ha preso una direzione che ci porta. Non è in grado di capire perché cambia il panorama istituzionale, non è neppure in grado di capire quali sono i veri motivi che hanno determinato l'emanazione di certe leggi al di là delle motivazioni che risultano dalle attività parlamentari. Non è in grado di capire perché l'Italia critica ciclicamente il deporto nazionale a causa delle incapacità della popolazione della sua classe dirigente. Non è in grado di capire perché la criminalità dei poteri stia condannando i poteri, stia condannando al vero. In sintesi, in un paese come l'Italia, la criminalità del potere è una componente fondamentale delle dinamiche macro-politiche e macro-economiche che incide non soltanto sui processi di composizione e distribuzione del potere, ma anche su tutto il mondo. Come dicevo prima, nel corso dei secoli, la criminalità del potere si è manifestata in tre modi: lo stragismo, l'omicidio politico, la mafia e la corruzione sistemica. Lo stragismo è una costante storia. Nessuna storia nazionale come la storia italiana è segnata da una serie di cellule e ininterrotte. Tralasciando per verità i casi di presenza nazionale che potete crescita, pensiamo alla strage della Repubblica. La storia della Repubblica italiana è inaugurata da una strage politica che tutti gli storici definiscono strage di Stato, in vista alla strage di Portella di Mezzo, il 1 maggio 1947, quando la banda Giuliano riceve il mandato politico di sparare su una folla di nervi cittadini che stanno celebrando la festa del lavoro per un ciclo di quattro persone, e altre destano il suo conferito. Ma quello è soltanto l'inizio della strategia stragista in Italia, che poi continuerà ininterrottamente per tutta la fase di strage, dalla strage di Piazza Fontana a Milano, la strage di Piazza Maria Brescia, la strage dell'Italicus, la strage di Bologna e così via, sino alle stragi politiche mafiose del 1992 a Palermo e a Firenze e a Milano nel 1993. L'elenco degli omicidi politici poi è scompilato, non basterebbe un'ora semplicemente per elencare i nomi degli enti. Il sigillo del potere, la regia occulta di mandanti eccellenti appartenenti alle classi dirigenti dietro queste stragi, di tanti omicidi politici e a mio parere attestata da vari indicatori. Il primo indicatore è che in molti casi, in troppi casi, è stato accettato che le indagini della magistratura sulla strada e sugli omicidi sono stati depistati dalle forze di polizia e da servizi segreti appartenenti allo Stato. In tutti i libri di storia sono mai raccontati depistaggi che impedirono alla magistratura di accertare i mandanti politici nelle stragi di Portella della Ginestra, ma si trattava di primo caso di una serie di depistaggi. I giudici di Bologna hanno condannato con sentenza definitiva gli esponenti dei servizi segreti italiani per avere fuorviato le indagini della magistratura.
La prima cosa della strage di Bologna, lei e della strage di Piazza Fontana a Milano furono fuorviate sulla pista di Gaberti, c'è un fermamento di Polizia. E anche la strage di Brescia è stata depistata. E per venire ai nostri giorni, anche le stragi, anche le indagini sulle stragi di Capaci di Via D'Amelio nel 1992, forse sono stati assassinati Gianni Falcone, Paolo Borsellino, io non lo so, hanno subito depistaggi e interferenze esterne. Nelle indagini in corso per la strage di Via D'Amelio, del 19 luglio 1993, è emerso che esponenti delle forze di polizia hanno introdotto il processo dei falsi collaboratori, i quali hanno depistato le indagini di struttura, facendo condannare gli innocenti e coprendo dei responsabili. È stato accertato che un'agenda di Paolo Borsellino, dove Paolo Borsellino aveva annotato dei segreti scottanti, pochi secondi dopo della strage, è stato prelevato da un carabinieri e è stata fatta sparire, la magistratura non ha mai potuto esaminare. Un secondo indicatore della presenza di mandanti occulti partendo dalla casa di Genova, di Costrano, amici di Occulti, è questo: tutti gli esecutori mandanti delle strage di Genova, che erano depositari di segreti scortanti che ne hanno minacciato di fare il nome dei mandanti eccellenti, sono stati tutti assassinati. Così sono stati assassinati tutti gli esecutori della strage di Portella della Ginestra, 10 persone. Da Giuliano il capo della banda fino a Gaspare Pisciotta, l'ultimo, il quale dopo aver minacciato di fare il nome dei mandanti politici in udienza è stato assassinato all'interno del carcere di Giardone per un caffè coperto alla stecchina, anche colui che gli aveva portato il caffè coperto alla stecchina è stato poi assassinato. Romano Buzzi, condannato all'ergastolo come uno degli esecutori materiali della strage di Piazza Loggia e Brescia, è stato strangolato in carcere a partire del 1981, quando aveva appena iniziato a collaborare con la magistratura e stava per fare il Antonino Giuetti, mafioso che aveva partecipato all'esecuzione della strage di Catanzaro nel 1981, è stato trovato impiccato in carcere e accanto al suo corpo c'era un bigliettino nel quale faceva degli strani avvertimenti ai suoi contatti con i servizi segreti. Ma il sigillo del potere di tanti di questi strani, di tanti di questi omicidi, oltre che nelle impossibilità della magistratura di risalire ai mandanti eccellenti di questi strani di questi omicidi, si manifesta anche nell'impossibilità del Parlamento di fare luce sui retroscena pubblici delle strage. Così, dopo la strage del Ponte della Ginestra, non fu possibile, nonostante fosse stata richiesta per approccio, seguire una commissione parlamentare sui retroscena della strage. E così la commissione parlamentare sulle stragi neofasciste degli anni 70 e 80 è stata lasciata morire per tacito accordo trasversale di tutte le forze politiche, senza che prima depositasse una relazione sui suoi lavori, dopo che per anni aveva ascoltato con il potere della magistratura testimone della raccolta tonnellate di documenti. E così la commissione parlamentare antimafia, che ha aperto l'inchiesta sulle procedure delle stragi di politico mafioso del 92-93, si è dovuta arenare dinanzi ai silenzi, ai non ricordi, alle tante reticenze di uomini di Stato. È come se vi fosse la consapevolezza che fare luce su quelle stragi equivalrebbe ad aprire un vaso di Pandora. Una parte dello Stato dovrebbe processare un'altra parte dello Stato. O se preferite, una parte della classe dirigente dovrebbe processare un'altra parte della classe dirigente con effetti destabilizzanti per gli equilibri macropolitici del Paese. Così la polvere viene riposta sotto il tappeto, gli schermi vengono messi sotto gli abusi degli attacchi, poi il 2 agosto, l'anniversario della strage di Bologna, il 23 maggio 19 luglio, l'anniversario della strage di Capaci di Via D'Amelio, ci battiamo tutti ipocritamente in petto e ci vediamo sotto la colpa della retorica ufficiale delle piante pubbliche della nazione. E questo è il ragione dello stragismo. Passiamo alla seconda forma in cui si è manifestata appunto dai potenti, la mafia. Oltre allo stragismo, anche molto qualcosa costituisce una costante per questa nazione. Magistrati e criminologi sono oggi preoccupati per un fenomeno che si diffonde a macchina d'oro, con l'attività volontaria, cioè la progressiva diffusione del gruppo mafioso
nel mondo dei colletti bianchi, al di fuori di quello che viene ritenuto il suo habitat territoriale, cioè che è cosa nostra, per canale, un centinaia di indagini in tutto il paese, da Bolzano a Palermo, emergono associazioni di limite, come tanti gattani, volte di potere, composti da colletti bianchi che utilizzano il metodo mafioso per conquistare legalmente spazi di potere e condurre a fare. Ma la diffusione del metodo mafioso all'interno dei mondi dei colletti bianchi costituisce una novità soltanto per chi non conosce la storia di Milano, perché il metodo mafioso non è affatto una creatura di personaggi come Milano, Provenzano, che vengono nel fascio del mondo, al contrario, è una creatura delle classi dirigenti. E qui a capire non sono importanti. Si chiamava Leopoldo Franchetti, grande sociologo, uomo della destra liberale, che subito dopo l'unità d'Italia scrisse un'indagine sulla macchina pubblicata nel 1866 che viene ritenuto da tutti gli specialisti un capolavoro insuperato sulla macchina, tanto che quando qualcuno mi chiede cosa legge sulla macchina io consiglio questo testo, cioè io ho detto perché la diagnosi più lucida che ci sia. Leopoldo Franchetti, dopo mesi di permanenza in Sicilia, si rese conto che la mafia non era, lui e tanti altri confedi, ma lui ritenevano un problema di ordinaria criminalità che fosse gestibile con gli strumenti normali di polizia. Comprese che la mafia è, ed è un mix micidiale di cervello borghese e di paraproletario. Prese atto, in sostanza, che i più importanti capi mafia del 1876 erano colletti bianchi, che lui definì testualmente i facinorosi della classe media, cioè esponenti della classe dirigente che utilizzavano un metodo mafioso come metodo di gestione del potere, come strumento di lotta politica per mantenere un sistema fondato sui privilegi di poche. I capi mafia dell'Ottocento erano grandi latifondisti, grandi proprietari cavieri che utilizzavano la violenza e l'omicidio per tenere sotto il loro dominio migliaia di migliaia di contadini che rivendicavano la condizione di lavoro migliore. Erano capi mafia esponenti della borghesia affaristica e editoriale che utilizzavano la violenza e l'omicidio per ottenere appalti pubblici per conquistare posizioni di dominio nei vari settori del mercato. L'esercizio concreto della violenza, l'esecuzione degli omicidi, veniva delegato da questi capi mafia borghese ai mafiosi dell'ala popolare, quelli con la popola sporca, potremmo dire gli eredi dei padri di Don Rodrigo, dei genitori di Nino e di Provenzano, i quali in cambio di questi servigi resi ai capi mafia borghesi ottengono garanzia di impunità e libertà di praticare le estorsioni sul territorio e i danni dei ceti più bassi della pirata sociale. Da qui, secondo Paolo Franchetti, una diagnosi di irredimibilità del potere. Lui infatti dice, poiché la mafia è un'espressione della criminalità delle classi dirigenti regionali, soltanto il governo di Roma risolve il problema, ma poiché il governo di Roma è stato in più, ha bisogno del consenso determinante di queste classi dirigenti regionali, può intervenire soltanto nel contesto della mafia regionale. Il motivo per cui l'Italia si può operare al prossimo secolo il problema della mafia. Quindi fa una diagnosi della mafia come un problema macro politico interno alla politica. Quello che è straordinario è che la diagnosi di Franchetti conserva una straordinaria attualità semantica. Un giorno, così come nell'Ottocento, tranne una breve parentesi temporale, una parentesi portoghese che è durata dal 1980-1996, da sempre. I più importanti capi della mafia sono stati borghesi. Il capo della mafia di Corleone, prima di dire Provenzano, era un medico. Il capo della mafia di Palermo negli anni Ottanta era Pellegrino, distinto proprietario del terreno ospite dei migliori salotti palermitani, e al gota mafioso appartenevano i cugini Nino e Enzo Salvo, che erano importanti finanziari, Lima. E oggi, nonostante le fiction televisive alimentino un'impostura culturale secondo cui la mafia sarebbe una storia di bassa macelleria criminale, di cui sarebbero esclusivi protagonisti personaggi come Provenzano e Lima, che si esprime nello spettacolo italiano e quasi puzzolo e stallatico, la realtà dei processi ci racconta un'altra storia, ci racconta che le cose stanno esattamente nell'Ottocento, perché sono decine e decine di capi mafia organici
condannati per sentenze definitive, che sono medici, che sono imprenditori, che sono professionisti, che sono architetti. Io vi faccio velocemente alcuni nomi. Due scarpe della mafia di Trump, il dottor Ignazio Colombia e Gizzo Pandolfo, sono due medici condannati con sentenza definitiva per 416 bis. Il capo della mafia di Enna è un avvocato, l'avvocato Raffaele Bellato, che è condannato quello del lucido. Uno dei capi del più importante mandamento mafioso di Palermo è il dottor Giuseppe Guttadaro, un avvocato appena arrestato, uno dei più famosi architetti della città, l'architetto Giuseppe Lica, che è il capo di un movimento politico. Quando in Italia si fa l'elenco dei poteri forti, si cita sempre il Vaticano, il circolo finanziario, la Banca Industria, si dimentica di elencare un altro potere forte, la borghesia mafiosa. Dall'unità d'Italia ad oggi nessuno ha potuto governare l'Italia senza venire a patti con questo importante pezzo di classe dirigente, con il blocco sociale che esprime. E non è un caso. Quando la sinistra dal 1996 ha iniziato a assumere la responsabilità di governo, ha completamente cancellato dalla sua agenda politica quello che era sempre stato un concetto, cioè il nome dei rapporti mafia politica. Ora è vero che lo Stato italiano, dopo l'estate del 92 e del 93, ha svolto un'azione molto incisiva nei confronti degli esponenti della mafia militare, della mafia popolare, arrestando centinaia di estorsori di capi mafia, ma così come nell'Italia dell'Ottocento di Facchetti è rimasto impotente nei confronti dei vertici della borghesia mafiosa che costituiscono un architrave di equilibrio nazionale. E non è un caso che per questo motivo ci siano degli intoccabili, cioè delle persone che nonostante siano state condannate in primo e secondo grado, nonostante sia stata riconosciuta la loro complicità con la mafia, sono rimasti potenti. Un nome per tutti, Giulio Andreotti, la Cassazione ha accertato con sentenza definitiva che ha partecipato a ben due incontri in cui si è discusso dell'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. Anche dopo l'omicidio ha parlato con chi di questo omicidio, all'interno la questione è stata completamente rimossa. Andreotti continua a andare in televisione come se fosse un padre della patria. E poi che dire di Marcello Dell'Utri, braccio destro di Berlusconi, che è stato condannato anche in secondo grado a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e continua a essere uno dei presidenti del partito. E cosa dire di Nicola Costantino, coordinatore del PDL in Campania, sottosegretario all'economia, per ben due volte la magistratura ha chiesto la cattura di questo personaggio perché ritenuto pericoloso. La Cassazione ha confermato l'esistenza dei motivi contrari, per ben due volte il Parlamento non ha concesso questa autorizzazione. Mi avvio alla conclusione. La terza forma in cui si è determinata la criminalità potenti, il ciclo politico, la mafia, la corruzione, che costituisce una costante della storia nazionale. Vedete, se si sta nella storia della corruzione in Italia, si può constatare come sin dai tempi della monarchia sabauda si registra una differenza sostanziale nel nostro paese rispetto ad altri paesi. La differenza è che attorno la corruzione è una sommatoria aritmetica di casi singoli, di cadute di singoli che vengono ritrovati dalla coscienza politica. In Italia invece la corruzione si manifesta sin dalla monarchia come corruzione sistemica, cioè come codice culturale interno alla classe dirigente che si autogarantisce in tutta. Esemplare a questo proposito è il caso dello scandalo della Banca Romana, che esplode nel 1893. La Banca Romana era una delle 5 banche che era utilizzata per conto dello Stato a stampare tapponi. Ebbene, si scoprì che i dirigenti della banca, con la copertura delle pubblici pubblici, avevano stampato un'enorme quantità di banconote false. Inoltre, avevano usato crediti senza garanzia, quindi inesigibili, anche a fiore della nomenclatura del potere del tempo, membri della famiglia reale, parlamentari di centro, di destra e di sinistra, palazzinari, emergenti, giornalisti, circa 150 esponenti della nomenclatura del potere. Il caso, a un certo punto, da parte fu inevitabile, si svolge un processo nel 1894 che durò 63 udienze, al termine del quale i fatti furono tutti accertati e succombati. Nel processo venne coinvolto il Presidente del Consiglio, Giolitti, perché si accertò che aveva incaricato la polizia di fare spedire casse di documenti che incastravano i politici. Allo scandalo della Banca Romana seguirono decine di scandali, come lo scandalo della Banca Italiana di Sconto, lo scandalo della Banca di Napoli, lo scandalo della Banca Sicilia,
Cina, lo scandalo delle truffe, delle forniture militari, fatti sempre accertati, ma sopra quello, tutto sopra. La tangente dopo l'italiana, per chi conosce la storia italiana, non si è mai fermata. Attraversato il fascismo, la prima, la seconda repubblica, la storia di oggi non sono altro che la replica e la riedizione delle storie di ieri anche nel loro esito. L'eterna continuità garantita in modo ogni a tutti i principali protagonisti del genere. Rispetto al passato si registra però una novità peggiorativa. Prima, almeno, sino alla fine della Prima Repubblica, la corruzione e l'abuso di potere dovevano essere praticati sotto banco. Oggi invece l'abuso di potere e la corruzione possono essere praticati sempre più alla luce del sole perché sono stati legalizzati. Nel libro di Torino Principe io analizzo in modo analitico quali sono bastati i passaggi del tappo di questo processo di legalizzazione. Prima c'è il tempo, faccio un accenno. Per esempio nel luglio del 1997 la maggioranza del centro-sinistra con l'adesione entusiastica della minoranza di centro-destra ha varato una riforma del reato pubblica amministrazione che ha sostanzialmente eliminato dal nostro codice il reato di abuso di potere d'ufficio per fine privati. In sostanza attraverso questa modifica si è legalizzato il clientelismo, la lottizzazione, la federalizzazione delle istituzioni, la selezione del personale politico non per tutti ma per gradi di fedeltà a vari padroni e padroni. L'abolizione del rischio penale per l'abuso del potere d'ufficio per fini privati ha agito da moltiplicatore per l'abuso d'ufficio ed è stato il semaforo verde che è dato dal topo, dalle topo, da tutto che viene in canto, tutto a costo penale zero, neanche il rischio penale della Prima Repubblica. Dopo la legalizzazione dell'abuso di potere è stata realizzata la legalizzazione del conflitto di interesse, nient'altro che la legalizzazione dell'interesse privato in atto d'ufficio, che è diventata ormai la forma accettata di palese di corruzione. Soltanto il mantenuto del potere, alcuni nostalgici passatisti della Prima Repubblica si ostinano a praticare il vecchio sistema dell'artista della tangente con la busta verde. Gli ammiranti, quelli che occupano i vertici della piramide sociale, ormai possono praticare la legalità alla luce del sole e pressoché sterminato l'elenco dei ministri, dei sottosegretari, dei parlamentari, dei consiglieri regionali, dei sindaci, degli amministratori, via dicendo, che utilizzano i loro poteri in conflitto di interessi, elargendo finanziamenti pubblici, concessioni, crediti agevolati a imprese di famiglia alle quali sono interessati, distribuendo consulenze loro a parenti, ad amici, assumendo sotto lo scudo stellare una insondabile discrezionalità tecnica e amministrativa, parenti e amici. La nuova corruzione, su questo vorrei focalizzare la nostra attenzione, sta corrodendo le basi dello Stato sociale. Vedete, sino nella Prima Repubblica la corruzione veniva finanziata attraverso la continua dilatazione della spesa. La continua dilatazione della spesa pubblica era possibile perché si poteva stampare in modo limitato moneta e quindi era possibile l'inflazione. Dopo l'adesione dell'Italia al trattato di Maastricht e dopo che sono stati imposti rigorosi tetti massa, la spesa pubblica non è più possibile finanziare la corruzione con l'inflazione. E come si finanzia? Niente, grazie alla spesa pubblica, la nuova corruzione legalizzata ha cominciato a nutrirsi del tessuto muscolare connettivo del corpo sociale, cioè delle risorse destinate a finanziare lo Stato sociale. Lo smantellamento dello Stato sociale sta avvenendo mediante le cosiddette privatizzazioni italiane, cioè mediante il spostamento dal pubblico a società privata delle risorse che sono destinate a finanziare la sanità, la scuola, lo smaltimento dei rifiuti, eccetera. In vari processi penali è emerso che cosa sono risolte le privatizzazioni italiane delle principali imprese pubbliche. Possiamo distinguere tre tipologie di privatizzazione all'italiana. La prima tipologia consiste nello svendere sotto costo per un piatto di lenticchie il patrimonio dello Stato dei privati che si acquistano in modo tipico il caso della privatizzazione della compagnia telefonica di Stato, la Telecom.
come è stato accertato nei processi penali, grazie all'alterazione delle dinamiche del libero mercato, la Telecom venne venduta a un gruppo di affaristi per una cifra molto bassa e pochissimo tempo dopo fu rivenduta, consentendo ai registi dell'operazione di lucrare una plusvalenza di 3.000 miliardi delle vecchie. Una quota parte di questa plusvalenza fu girata sui conti esteri di preferenti di alcuni partiti politici, quelli che la fecero comprare in Italia tramite lo scudo fiscale. La seconda tipologia delle privatizzazioni italiane consiste nel portare a collasso le imprese pubbliche mediante gestioni predatorie, concentrando poi tutte le passività in una bad company, il cui costo è collegato alla collettività, e tutto il patrimonio aziendale attivo di nuove compagnie che vengono privatizzate, tipico il caso della privatizzazione dell'Alitalia. Ora si attende di sapere cosa succede con la Finmeccanica e cosa si farà con la RAI. Se si esamina la composizione dei gruppi societari che hanno beneficiato delle privatizzazioni facendo la parte del leone, si può verificare che si tratta di una decina di mega gruppi che sono collegati tutti tra di loro attraverso il sistema di partecipazione incrociata. Praticamente sono passati dal monopolio di Stato ai oligopoli privati. La terza tipologia di privatizzazione italiana consiste nell'apportare a privati servizi pubblici che prima erano garantiti e esploitati dallo Stato, così come è avvenuto nel campo della sanità, così come avviene lo smaltimento di rifiuti. La privatizzazione dell'italiano dei servizi pubblici consiste nel pagare con soldi pubblici dei privati che non hanno rischio di impresa, che non devono competere sul mercato e si è risolto nella maggior parte dei casi in una enorme limitazione dei costi pubblici e una caduta del servizio pubblico, come nel settore sanitario, dopo miliardi di euro, invece di essere destinata a migliorare la qualità degli ospedali pubblici, viene destinata a finanziare delle cliniche private, di cui in moltissimi casi sono soci palesi occulti, esponenti dal contratto del fattore del potere, e che ottengono da rimborsi tariffari che certe volte sono due volte, tre volte rispetto ai prezzi di mercato. E qui concludo, perché il punto è che cosa ha determinato la rottura di tutti gli altri nel sistema, come nel sistema della mia. Io credo, non so Luca cosa ne penserà a questo proposito, non mi interesserà se la sua opinione, che abbia contribuito il venir meno di un fattore che sino alla fine della Prima Repubblica aveva agito come da tutto cambiatore, preso alla storica risalente incapacità di autoregolazione della nostra classe dirigente. Mi riferisco al pericolo del sorpasso a sinistra che ha caratterizzato tutta la storia della Prima Repubblica. La classe dirigente doveva autolimitarsi. Questa era la parte più ridicola sul fascismo. Dopo che una serie di fattori hanno determinato la sopravvenuta irrilevanza storica e sociale della classe operaia, la globalizzazione, la delocalizzazione dei processi produttivi, la transizione dall'economia materiale che produce beni all'economia dematerializzata, la finanziarizzazione dell'economia, l'antagonismo sociale si è completamente disarticolato, frammentato e ha perduto la possibilità di un'organizzazione politica interna. Il venir meno del controbilanciamento del pericolo sorpasso a sinistra ha inaugurato la stagione delle mani libere. Qualcuno si è reso conto che dall'altra parte non c'era più nessuno, non c'era più una forza sociale organizzata. Una stagione delle mani libere che si è tradotta nella vera rovescia. Non soltanto la deregulation economica, ma anche la deregulation istituzionale. E in Italia uno dei principali obiettivi della deregulation istituzionale è divenuta la Costituzione del 1948, e individuata giustamente come uno dei principali ostacoli per la ricostruzione di un potere che, secondo la peggiore secolare tradizione italiana, da Don Rodrigo e dal fascismo, vuole avere le mani libere e non sottoporre regole e cose. Una Costituzione, quella del 1948, è vissuta come una camicia di forza perché non esprime le autentiche culture illiberali e antidemocratiche della maggioranza delle classi dirigenti italiane, quelle stesse maggioranze che vogliono sostenere il fascismo, la monarchia, il patriarcato, l'industria, il fondismo, l'Accademia Reale. Perché il fascismo non può un impazzimento momentaneo dell'Italia come disse Croce, ma fu l'autobiografia di una nazione come disse Croce. Una Costituzione vissuta come una camicia di forza perché voluta
è costruita da alcune minoranze e volite del paese, gli uomini che hanno fatto la resistenza, gli esponenti della cultura cattolica riformista con un discorso che era stato costruito per da 25 anni, no? Gli esponenti migliori della cultura liberale e fascista, che nel vuoto di potere che si era venuto a determinare a causa della caduta del fascismo, ebbero per un breve periodo la direzione del paese e la possibilità di trasformare la costruzione del 1948 gli anticorpi necessari per evitare che il potere d'Italia tornasse a essere quello che era sempre stato, il potere di Don Rodrigo, un potere padronale esercitato in modo assoluto e senza regole. E dunque l'introduzione del 1948 del principio della separazione, del principio dei poteri, e dunque il principio dell'indipendenza del governo dell'agricoltura, e dunque il controllo della pubblica opinione sull'esercizio del potere attraverso la libera stampa, la libertà sindacale e del principio. Ma una Costituzione che proprio perché non rifletteva la reale struttura delle maggioranze italiane, sia presidente sia popolare, si è tentato di sabotare subito, già negli anni 50, quando i vecchi critici sono stati necessari con l'occhio del toscotto molto sano, perché con la Costituzione del nuovo è scarso di persone, ma non sono stati di trasformarsi. Oggi la Costituzione di Satana, affidata soltanto a se stessa e alle minoranze del paese, eredi di quelle stesse minoranze che l'hanno voluto e l'hanno fatto. Così quello a cui stava assistendo, io credo sia uno straordinario ritorno al passato, c'è una straordinaria coerenza interna nel disegno che anima tutte le iniziative politiche che da un vent'anno a questa parte stanno svuotando all'interno, stanno erodendo, certe volte con un trasversalismo culturale che mette insieme la destra e la sinistra la Costituzione del 1948 operando una ristrutturazione senza autorità dello Stato. Bastiamo a base di problemi lo svuotamento della sovranità popolare mediante la privazione del diritto di scegliere i propri rappresentanti durante l'elezione di preferenza, la conseguente riduzione del Parlamento da rappresentanti del territorio scelti dal popolo e governati dal proprio migliore, e quindi l'abolizione della separazione tra potere legislativo e esecutivo, che è un potere in Parlamento che è fatto di nominati, non può che approvare con un quarto d'ora le leggi che sono state confezionate nel decreto esecutivo dove ci stanno i nominatori, e ancora la progressiva abolizione dell'indipendenza dell'autorità della magistratura attraverso una serie di progetti di legge che si vanno incalzando uno dietro l'altro per ricondurre la magistratura sotto il potere politico, e ancora la limitazione, come si può dire, l'abolizione del potere di controllo dell'opinione pubblica sull'esercizio del potere mediante l'occupazione mano militare da parte di alcuni di poco di ganchi di tutti gli spazi dell'informazione pubblica, in un paese in cui la tiratura dei giornali è uguale a quella dell'Italia del 1934, soltanto 4 milioni e mezzo di copie, e dove la maggior parte delle persone continua a informarsi esclusivamente tramite la televisione. Quindi dalla separazione, dal bilanciamento del potere, stiamo ritornando a una ristrutturazione, una concentrazione in senso verticale, nell'autoritario del potere. Che fa? Chi salverà questo paese da se stesso? La lezione della storia dimostra come in alcuni frangenti cruciali questo paese non è stato salvato dalle sue maggioranze, non è stato salvato dalle sue minoranze. Sono state le minoranze che hanno fatto il risorgimento e che hanno trasformato il popolo di tribù in una nazione. Sono state le minoranze che hanno fatto la resistenza e hanno salvato l'onore dell'Italia dinanzi agli occhi del mondo e ci hanno consentito di avere un piccolo posto come se dice al tavolo dei vincitori. Sono state le minoranze, come ho detto, che hanno fatto la Costituzione, e io credo che alle minoranze nel nostro paese resti ancora una volta affidata la difesa della Costituzione, che è questa ultima spiaggia. Fino a quando questa Costituzione sarà in vita sapremo dove ricominciare dopo la cena, come quando un palazzo si scrive la facciata, ma praticamente nei pilastri portanti, adesso in piedi, quando questa Costituzione ci sarà più, il paese dovrà essere quello che è sempre stato, il paese dove vivo. Quindi io credo che salvare la Costituzione rappresenti salvare la parte della nostra storia, e non credo che debba scoraggiare far parte di una minoranza. Gli storici e gli analisti del potere sanno bene che la storia non è fatta né dalle maggioranze disorganizzate né dalle oligarchie paralitiche. La storia, come segnava un maestro di democrazia, qual era Gaetano Salvemini, è fatta dalla dialettica, dallo scontro di minoranze organizzate, consapevoli e attive,
che è vincendo le inerzie delle maggioranze disorganizzate che trascinano verso un nuovo o un vecchio ordine. Oggi viviamo una fase della storia in cui le minoranze, e i reti di quelle minoranze che vogliono la Costituzione, e i reti delle minoranze che vogliono il Concilio Vaticano II, i reti delle minoranze che vogliono lo statuto dei lavoratori, insomma quelle minoranze che sono il seno, il simbolo di marcia Italia possibile, sono divenute orfane di rappresentanza e di vista politica perché da troppo tempo tradite da oligarchie e critiche interessate esclusivamente alla propria autoproduzione. È tempo di perché qualcosa muoia e che qualcosa di nuovo possa nascere. È tempo che ciascuno assuma su di sé la responsabilità di aiutare i vecchi a morire e di nuova nascere. Perché il futuro non è il tempo che viene sottoaggiunge, ma il futuro è il tempo che si costruisce insieme. Per citare ancora una volta Salvini, e quindi concludo, ciascuno di noi troverà nell'avvenire quel tanto che gli avrà messo di se stesso. Solo chi si apprende ai fatti non vi troverà nulla perché non vi ha messo nulla. Grazie. Che sostanzialmente qui non si parla di storia della mafia, ma qui si parla della storia del potere. Qui si parla cioè di una storia non di una mafia contro il potere dello Stato, ma di una mafia che si è fatta potere dello Stato. In un libro che ho pubblicato con la UTE, che ho scelto di raccontare la mafia, ho fatto lo sforzo che veniva indicato possibilmente da Roberto Scarpinato, cioè di collegare i fatti storici importanti della vita del nostro paese, dalle riforme liberali dopo la rivoluzione francese, sino al giorno dello Stato, collegando e evidenziando quale posizione il potere criminale assumeva. Quale posizione determinante il potere criminale assumeva, perché era una posizione che ha determinato svolte storiche della vita del nostro paese, ma determinando svolte storiche legittimava la presenza delle istituzioni, quindi era al tempo stesso una forza per il volere di cambiamento, ma al tempo stesso una ipoteca di governo futuro. Voi capite la differenza che c'è nel nostro paese tra vivere in regioni del nord e vivere in regioni del sud? Le faccio una semplificazione. Nella regione del nord ti chiedi quale ruolo ha avuto la lotta di liberazione per liberarsi dal nazifascismo. In quella del sud quale ruolo ha avuto la mafia per liberarsi dal nazifascismo. Fa una bella differenza, eh? Una bella differenza dovere la propria libertà ai partigiani o dovere la libertà ai mafiosi, perché mentre i partigiani che vincono la propria liberazione tornano a casa, i mafiosi diventano sindaci, diventano ministri e continuano a governare utilizzando gli stessi metodi criminali. Perché faccio questo ragionamento? Perché io credo che se noi pensiamo alle leggi abolitive del cosiddetto sistema feudale, del cioè principe di Castelnuovo, se noi pensiamo all'unità d'Italia, se pensiamo alla repressione degli anni di Crispi piuttosto che alla prima guerra mondiale, al fascismo, alla resistenza, alla liberazione, alla costruzione, ai governi di questi anni, è evidente che è possibile cogliere quelle tracce che le stragi in qualche modo ci impediscono di dimenticare, perché se non ci fossero le stragi sarebbe più facile dimenticarsi di questo intreccio perverso tra Stato e Stato. Allora il tema credo che sia questo incontro, quello di cercare di contribuire intanto a riposare come il titolo di questo incontro è la fotografia drammatica dell'Italia. In quale paese europeo, prima detto prima, in quale paese europeo si parla della criminalità dei potenti? C'è questo rapporto stretto tra potere e criminalità. Che è una cosa ben diversa, ben più grave, ben più complessa dell'esistenza di potenti che commettono reati. Qui non stiamo parlando di potenti che commettono reati, ci sta, che succede, ma stiamo parlando di un potere che sostanzialmente diventa l'espressione di un sistema criminale. Questa è la differenza drammatica che ci rende ancora più chiaro quanto siamo distanti anni luce da un paese come questo,
lo dico pur sapendo che qua ci sono difetti, di un paese come questo dove un ministro si dimette senza essere indagato, per citare von Gutenberg in Germania, vuol dire che quando venne il ministro della difesa si dimette dal ministro della difesa, era promettente candidato cancelliere della Repubblica Federale di Germania, una famiglia potente tedesca, la moglie si chiama soltanto Stefanie von Bismarck, la discendente del primo cancelliere tedesco, si dimette perché avrebbe copiato per il suo lavoro di dottorato all'Università di Bayreuth da un sito internet alcuni tratti del suo lavoro di tesi. Ma qui siamo nella dimensione dell'etica. Guardate, non siamo nella dimensione dell'etica, come in terra, dove ci si dimette per ragioni etiche, senza essere discriminati. Ma siamo nella dimensione addirittura dove il singolo potente non è un singolo criminale, ci sta, producendo, ma è espressione di un sistema che si fa criminale. Ed è questo che credo il senso che mette insieme tutto e che sempre di più lascia comprendere che parlare della mafia come un malattia tropicale che attecchisce nei paesi caldi e che muore per i freddi significa non aver compreso evidentemente di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della mafia come una delle varianti della cattiva qualità del potere, una delle varianti possibili della cattiva qualità del potere, certo, accento siciliano in qualche caso, ma non diverso dal meccanismo perverso del potere. Stiamo parlando ancora del declino dell'Italia, che non può essere spread tra i titoli di Stato italiani e quelli dei Bund tedeschi, perché pensare che sia questo significa evidentemente non rendersi conto che non è questa la realtà drammatica del nostro paese. Quello che fa la differenza non è lo spread, quello che fa la differenza nasce dal fatto che sempre più veniamo percepiti dal resto della comunità europea come altro lavoro, ma non perché siamo più poveri, ma perché siamo, viviamo in una dimensione nella quale nessun ministro si dimette per ragioni etiche e quando viene incriminato per rapporti con la mafia si presenta in televisione e dice attendo con fiducia l'esito del processo. Ma che cosa attendi con fiducia? Dove devi andare? Ti auguro di essere assolto! Ti auguro di essere assolto! Ma non mi puoi rappresentare! Perché non sei un normale cittadino, hai un carico aggiuntivo. Ecco, di intelligenza, per dirvi in altri termini, io faccio la differenza fra la morale e l'individuale. La morale mia che si scoglie. Per favore nessuno interferisca le mie scelte morali, chiaro? Abbiamo la legge universale che vale per tutti, ma che razza di paese è un paese che ha soltanto la morale individuale, la legge universale, e non ha un codice etico che viene rispettato ancorché non sia previsto da una legge? Nei paesi normali le norme più cogenti non sono scritte. Le norme più cogenti non sono scritte. C'è una norma che dice nei paesi normali che non si va a cena con un mafioso. Dopodiché, se io avevo un compagno di scuola che poi è diventato mafioso e gli voglio bene e non ho nessun incarico ufficiale, posso andargli più non c'è a me, ma questo perché sono un pochino esagerato, ma dico, posso andare a prendere una pizza con il mio compagno mafioso, ovviamente a condizione che parlo di Bacca e di Mozart, chiaro? Ma se io sono un politico, non un rappresentante, un funzionario dello Stato, ho un ruolo di rappresentante, non posso andare a prendere una pizza con un mafioso, neanche se parlo di Bacca e di Mozart. Ma è reale? No. Attendo con fiducia adesso il processo? No, perché devi andare? E poi il processo lo vediamo. Ecco, esattamente questo, la dimensione etica, ma purtroppo in Italia non siamo in condizione di affrontare la dimensione etica, perché siamo stretti da questa dimensione, che è la dimensione ancora più grande, della illegalità formale e giudiziaria. Noi se questo è vero, stiamo discutendo la qualità del potere. La borghesia è per definizione la cifra etica di un sistema. Le borghesie sono la cifra etica di un sistema organizza lo Stato. Se la borghesia è mafiosa, lo Stato è mafioso. Non si può girarci attorno.
se la borghesia è corrotta, lo Stato è corrotto. Poi attendiamo con fiducia del processo. Ma il dato non è giudiziario, il dato è strutturale. La conseguenza qual è? La conseguenza è che questo titolo di questo ricordo è drammaticamente la fotografia dell'Italia. Ricordo quando, insultati da tutti, nell'87-88 dicevamo che la mafia è il volto dello Stato e lo Stato è il volto della mafia. Questo è il caso. E a me che capitale di rappresentare una città, quando dicevo che la città che rappresentava la capitale della mafia, veniva insultato. Stai offendendo Palermo. No, si offende Palermo se non dici che c'è il capitale della mafia. Non se c'è il capitale della mafia. Se nascondi sotto la polvere la verità. Bene, se lo Stato ha il volto della mafia, la mafia è il volto dello Stato, si diceva negli anni passati, e quando si dicevano queste cose ben pensanti, ti guardavano con disprezzo. La borghesia, quella che con l'eufemismo si chiama la zona grigia. Trovatevi uno che è zona grigia perché prima o poi non si scopre che è mafioso. Trovatevi uno. Cioè qui c'è un po' di pochi da prendere un croce che portano dall'altra parte. Allora c'è la zona bianca, la zona nera e poi c'è la zona grigia che serve per poter dire non sapevo che frequentavo un mafioso. Io lo dico subito, lo dico davanti al procuratore generale, se un giorno dovessi essere sorpreso a frequentare un mafioso e dovessi dire, ho fatto un catene in carcere, che non sapevo che era mafioso, non mi credete, eh? Non mi credete. Tutti che se mi bacio a mia insaputa ti assicuro che subisco un bacio 4. Non è così, lo sanno tutti che è mafioso e chi non lo è, e tutti sanno che se tu frequenti uno che è zona grigia rischi cioè, ho letto San Francesco Santa Chiara mi indurrebbe le cose, però cosa intendo dire? Intendo dire che qui il tema non è giudiziario, il tema riguarda la qualità del potere, la qualità della democrazia e della libertà. Se lo Stato è il volto della mafia, la mafia è il volto dello Stato, possiamo affermare che lo Stato è il volto della corruzione e la corruzione è il volto dello Stato? Qual è la novità di questa vicenda? La novità è che si va sempre più scoprendo che siamo in presenza di sistemi criminali. Ricordate il maldestro tentativo 20 anni fa di dire che Mario Chiesa era un mariuolo? Va bene, per dire un mariuolo, in ogni famiglia c'è qualcuno che sbaglia, perché era il tentativo disperato di impedire un processo al sistema. E quando dicono i magistrati hanno fatto un processo al sistema, esattamente sì, perché non c'era una lista di ladri, c'era un sistema di ladrocini. Il salto di qualità una volta alla mafia si è fatto quando si è cominciato a pensare non che esistevano 100 omicidi, ma che esistevano un'organizzazione che ammazzava pure. Per quale motivo c'è stato bisogno di tanto tempo? Perché neanche il cardinale Ruffini avrebbe mai detto che la mafia non esiste. Lui diceva la mafia non esiste, ma diceva esistono gli omicidi. Non è che negavano l'omicidio. Perché è evidente che se tu affermi il singolo reato, ma neghi l'esistenza di un sistema, hai fatto un grande favore al mafioso piuttosto che al corrotto. Perché lo trasformi in un singolo suscettibile in quanto tale, attendo con fiducia l'esito del processo. Allora, questa dimensione sistemica, questa dimensione porta sostanzialmente alla consapevolezza di quali sono i limiti del nostro sistema culturale, questo tipo di limiti. Noi siamo un paese nel quale si è profondamente attenuata la dimensione dell'etica del potere individuale. Siamo un paese nel quale non soltanto le cosche mafiose, ma tutti cercano non di rispondere come persona, ma di farsi difendere dalla cosca di appartenenza. Poi chiamata la loggia, casta, partito civile. Perché abbiamo sostanzialmente una carenza paurosa di etica della responsabilità individuale. E questa etica della responsabilità individuale ha costruito nel tempo non soltanto i clan mafiosi, le bande mafiose, ha costruito quella drammatica cultura della
appartenenza che costruisce la nostra caratteristica più negativa, quella per la quale non ti chiede chi sei, che cosa sai, che cosa sai fare, che cosa hai bisogno, ma ti chiede a chi appartieni. E il diritto o l'ascolto al bisogno dipende dall'appartenenza, non da chi sei, cosa sai, cosa sai fare, di cosa hai bisogno. Guardate, questo che sembrava il vizio meridionale siciliano è diventato negli ultimi anni in maniera evidente cultura nazionale. Io ricordo, se mi consentite di fare questo riferimento, ricordo negli anni della rete che girava l'Italia e dicevo: guardate, esistono due Italie. C'è un'Italia del Sud, la mia Sicilia, dove quando tu chiedi un diritto o ascolto per un bisogno ti viene chiesto a chi appartiene. C'è un'altra parte del paese nel quale viene chiesto chi sei, che cosa sai, cosa sai fare. Veniva applaudito come si applaude uno che viene da un paese caldo e parla di un'arte tropicale come attecchisce le paesi freddi. O quando viene un medico senza frontiere dal Niger e racconta la drammatica situazione sanitaria del Niger. Quello ha potuto pure eletto al Parlamento. Oggi, quello che è un giudizio siciliano, negli anni del berlusconismo è diventato cultura nazionale. Oggi, domanda a chi appartieni, per farlo parlare a Bergamo, non il direttore generale a Palermo. Vi rendete conto come questo meccanismo corrompe molto più di una tangente? Come questo meccanismo finisce con il mortificare i denti e ignorare i bisogni? E la mafia oramai è passata dalle spalle alle borse, semmai è uscita dalle borse, comunque certamente è passata dalle spalle alle borse, anche per i personaggi più significativi. E voglio parlare di tre signori che si chiamavano Vito, per dire come rispetto a questo fenomeno noi abbiamo idee assolutamente inadeguate.